abbiamo l'acqua in casa, eh? Non metta a fuoco. Non metta a fuoco? No. Di quello che stai facendo. Sto instagrammando. Perché dovete sapere, sì, che lui fa foto diverse, fa la foto per Instagram, fa la foto per il telefono, fa la foto con la macchina fotografica per il video, fa foto di diverso tipo. No, io solo con la macchina fotografica, no, col mio cellulare. È una macchina fotografica? No. Allora, se l'avessi... Hanno messo sto coso in mezzo, davanti al palazzo. Vedi? Proprio in mezzo. Una cacata enorme proprio. Ciao cavallino. Questo è il panorama che vediamo nel punto in cui siamo seduti. Bello, no? Secondo te cosa dice quella statua? C'ho fame. C'ho fame. C'ho fame. E l'amica cosa le risponde? Batte a prenderla a magna. Ok, scena verosimile di tutti i giorni. Ho fame, vatti a prendere da magnà. E questo non voglio sapere cosa dice. Secondo me lo manda direttamente a quel paese. Siamo andati alla Lind e il signore davanti a noi ha speso 95,37 euro di cioccolato, cioè cioccolatini. Noi abbiamo comprato una barretta da 1,99 euro. Lui ha comprato 95,37 euro di cioccolatini. Parliamone. Buongiorno. No, oggi non è un buongiorno. Per colpa di questo, anzi, grazie a questo, riusciremo a ripartire. Perché ieri sera, tornando a casa, abbiamo bucato. Che bello. E quindi ora siamo andati dal gommista, dal meccanico, che ci ha dato questo coso che serve per rigonfiare momentaneamente la gomma, così possiamo portargli la macchina e sistemarla. Quanto diavolo pesa sto coso? È proprio un buongiorno questo. Hai un futuro come gommista? A posto. Problema della gomma risolto. Ora siamo operativi e siamo a Volterra. Questo è il panorama che si vede dal borgo di Volterra. Storie di telefoni caduti. Porca boia. Sul pavimento di Volterra. Mi viene da ridere. C'è solo da piangere. Guarda qua, cioè c'è una scala nella natura. Seconda tappa della giornata, San Gimignano. Al di là della nuvola nera, però bello, molto bello. Siamo persi nella natura. Siamo persi nel bel verde. Sì, ok, però preferirei trovare un po' di civiltà. Ma io ho sbagliato tutto, dobbiamo scavalcare. Hai sbagliato tu tutto, mi sa. No, io avevo detto di girare prima. Hai sbagliato tu. Vabbè, il parcheggio l'abbiamo trovato, ora però bisogna scavalcare. Non passo io. Bisogna passare tra la transenna. Che atleticità, eh. Le chiavi? Ce l'ho io, ce l'hai tu? Ah no, ce l'ho. Adesso torniamo a casa, visto che intanto siamo stanchi e poi il cielo è sempre più grigio. Ehi, quello sono io. Buongiorno. Oggi è l'ultimo giorno, siamo a Pistoia, siamo appena arrivati e ovviamente si è messo a piovere. Proprio appena siamo arrivati è iniziato a piovere e peggiorerà sempre di più. Quindi oggi va un po' così, vediamo che fare. Che fai? Vai a Pistoia e non mangi il sushi? Quanta roba. E dopo il giappo un bello yogurt, un gelato. Io ho preso lo yogurt con sopra il cioccolato al latte. Tra l'altro questa qui è tipo la coppetta piccola, ma è enorme. E poi vabbè, ci siamo anche fermati a comprare dei libri, perché c'erano delle buone offerte, quindi fa sempre bene comprare libri, leggete i libri. E basta, adesso il tempo è sempre brutto e adesso riprendiamo la macchina e andiamo a Lucca per l'ultima tappa di questa 3 giorni in Toscana. Piccolo imprevisto, si è messa a piovere, ci mancava solo questa. Però per fortuna non sta piovendo tanto, però adesso stiamo andando alla macchina. Che bella giornata. Ovviamente non c'è nessuno in giro a parte noi, vuoi che è domenica, vuoi che piove, ci siamo solo noi, gli unici due babbi che girano per Pistoia con la pioggia. Siamo a Lucca, piove sempre anche se sta migliorando, però adesso siamo a Lucca.
Da buoni turisti improvvisati cerchiamo le cose all'ultimo su internet. Questo è il Duomo di Lucca, e anziché diminuire la pioggia è aumentata. Piove, piove, ragazza non si muove. Bene ragazzi, siamo in macchina, siamo quasi arrivati a Milano, quindi siamo quasi arrivati. Il vlog di questi 3 giorni finisce qui. Io vi ringrazio davvero tanto per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se ancora non l'avete fatto, e se vi va di passare a tutti i social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!